Buonasera, siamo nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento con la dottoressa Rosanna Rivas, e questa sera ci presenta non solo Camorra, Caserta Terra di Lavoro. Qual è il tema focale? Allora, il tema focale noi stasera, io sono dall'altra parte della barricata, si può dire. Ecco perché questi due libri che hanno vinto due premi importantissimi, che sono stati scritti nello stesso periodo, per un puro caso, e poi essendo opposti ma complementari, hanno vinto due premi. Allora, il mio è, come ripeto, dall'altra parte della barricata, perché è un'inchiesta, non è un romanzo. È un'inchiesta con 8 interviste, fra cui alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura, ma anche personaggi, ragazzi, minorenni che vivono nei quartieri difficili in particolare. Ho chiesto a loro quello che cosa ne pensassero. Insomma, nelle condizioni in cui si trova il meridione, qual è la soluzione per uscire da questa questione meridionale che è sempre esistente e sempre aperta. Quindi attraverso questo percorso, io vado un pochino indietro nel tempo, quello che era il meridione del sud all'indomani del Mercantilia. E cosa invece è successo in tutto? Innanzitutto non si è aperto quella questione meridionale, cioè che non c'è, che non c'erano. Ciò che apparteneva al meridionale e quindi è venuto a mancare, perché in effetti c'è stata un'invasione, non una guerra, e questo che cosa ha preso il posto di questo? Appunto la Camorra. La Camorra e la mafia sono il frutto proprio dell'unità d'Italia. Ovviamente questa è la mia posizione che io porto avanti da molto tempo. Però stesso, lei come giornalista vuole un po' ribaltare l'immagine che ci danno i mass media della terra di Camorra, della terra, vuole valorizzare invece un patrimonio storico, culturale, antichissimo, ricchi di siti archeologici, poeti, scrittori che sono nati nel meridione, che hanno vinto anche dei premi importanti in tutto il mondo, conosciuti. Purtroppo si dà solo un'immagine sbagliata. E anche l'ingegno e la curiosità di questo popolo, perché lei ha intervistato anche persone comuni. Ha intervistato, sicuramente anche persone comuni, ha intervistato docenti, ha intervistato alunni, cosa ne pensassero ancora, anche dell'immagine che si ha del sud attraverso queste fiction. Adesso infatti ne parleremo, questa fiction di grande successo che viene trasmessa su Sky, e mi ha messo, ma questo poi lo dirò, perché io ho fatto televisione per tanti anni, quindi il mio percorso di giornalismo televisivo, e cosa sta succedendo in questo momento e nei paesi del mondo dove è stata venduta appunto questa fiction. E viene rappresentato il peggio, una parte minoritaria, pessima del meridione, cosa che invece non è vero, e quindi io porto un po' avanti questo discorso. Lei accetta un po' la definizione che hanno dato di lei dell'antisaviano? Io, ma innanzitutto io non sono anti di nessuno, ecco, posso dire che stamattina, ecco, io sono su un'altra posizione, ecco, per me io porto avanti il giornalismo positivo, il bello che c'è nel sud, la ricchezza, i docenti, anche gli stessi docenti, le professoresse che con grandi sacrifici e se vogliamo con stipendi anche ridicoli danno il meglio per portare avanti quella della nostra cultura ricchissima e la valorizzazione anche della risorsa umana. Messaggio positivo, allora. Ringraziamo la dottoressa Rivas e vi invitiamo a leggere questo bellissimo lavoro. Grazie. Grazie.